Allora, Little Mario. 1 e 2. Funghi, siamo a posto, mi dispiace. Little Little Man. Ecco qua. E entriamo dentro. Aspetta. Addio Kamek. Occhi tocchi. Allora, via te. Via te. Non so perché ho voluto lasciare Kamek in vita. Una martellata in fronte. Ok, proseguiamo. Allora, questa è una di quelle sequenze in cui ci dobbiamo dividere, va bene. Più andiamo avanti, più si fanno complicati. Dove dobbiamo entrare, però? Ecco fatto. Tanto sono una ventina di monete queste. Sai cosa? Prima dello scontro finale voglio fare una cosa in particolare. Spenderò tutti i soldi per fare una cosa. Luigi ci passa da qua? Sì, ci passa, ok. Ok, sì, ci passa. Ma ci porta a che cosa il fatto che ci passa? Nulla. Non è vero, in realtà poteva passare sotto le altre grate. Stupido io che non ci ho pensato. Va bene, allora, di qua andiamo prima in questa. Ok, tocca di nuovo a Luigi andare da Mario. Ecco fatto. Allora, qua deve farla tutta Mini Mario, giusto? Vai. Ecco fatto. Ma non c'è nulla, aspetta. Ok, no, non volevo vedere se c'era tipo modo di passare. No, di qua, ecco fatto. Vai Luigi, esci da lì. Vai anche tu Mario. E vatti a rincontrare con tuo fratello. Qua. E si prosegue. La canzoncina poi qua dell'ultimo livello mi piace un sacco. Sarà perché veramente mi riporta indietro con mille ricordi, ma... Boh, non lo so, io forse sono un nostalgico di quelli veramente tanto attaccato ai ricordi. Ma... Oh! Ma mi piace molto ricordare epoche in cui giocavo per la prima volta a certi giochi o... Momenti in cui giocavo per la prima volta e scoprivo quel gioco, veramente. Sono ricordi che mi tengo molto stretto e che sinceramente rimpiango molto di... Non è che non posso più riviverli, perché ci sono davvero tanti giochi nuovi che mi stanno... che mi hanno dato veramente molto calmo. Ma vorrei rivivere le stesse emozioni con giochi vecchi che ho... Non ci passo. Con giochi vecchi che ormai ho già giocato più e più volte. Cioè, per quanto mi piace questo gioco e mi piace giocarlo in maniera perfetta come sto facendo, mi sarebbe anche piaciuto scoprirlo da zero. Un po' invidio magari chi di voi non li conosce questi giochi, ma d'altra parte sono contento di averli vissuti nel momento in cui sono usciti certi giochi. Per esempio, un attaccamento forte che ho avuto con un gioco vecchio è stato Kingdom Hearts. Arrivare fino al terzo capitolo e poi sapere che uscirà un quarto ti dà tante emozioni, perché è vero. Ma anche quando sono usciti i nuovi capitoli di Mario e Luigi, quelli per 3DS, voi non avete idea di quanto ero in hype. Non avete idea di quanto Dream Team e Paper Jam mi interessassero. Dream Team sembrava veramente interessante. Per non parlare poi di Paper Jam, che si ritorna un po' alle origini con... con loro che giocano con dei personaggi in più, quindi in questo caso non giocavi solamente con
Oh, ho sbagliato strada. Non giocavi solo con Mario e Luigi, ma giocavi anche con Paper Mario. Cioè, era una cosa incredibile. Ma cosa che la gente... Io mi ricordo ancora ad oggi una fan art. Dove devo andare? Non me lo ricordo. Di un possibile capitolo di Mario e Luigi al tempo, probabilmente ideato sul DS e appunto basato su quello che era il concetto di partner in time, giocare con quattro personaggi. E quali erano questi quattro personaggi? Ovviamente Mario e Luigi, Wario e Waluigi. Era un'idea perfetta. Se la ritrovo, tra l'altro, la metto qua. Per non parlare poi dei remake, sarebbero stati perfetti veramente se l'avessero mantenuti uno a uno. Però già il modo di come l'avevano fatti i giochi, quindi quello stile cartunesco pastello, non mi piaceva. Ma bene o male ho cercato di superarlo. Però veramente su 3DS tutto era diventato troppo semplice. Troppo semplice, non riuscivo più a godermelo. Ho iniziato come si chiama? Dream Team due o tre volte ormai. Non l'ho ancora finito perché ogni volta o arrivava qualcosa che mi interessava di più e lo lasciavo da parte, o appunto lo lasciavo da parte perché dicevo vabbè, poi lo riprendo. E mi dispiace un sacco, perché la saga di Mario e Luigi a me veramente mi è piaciuta un sacco. Questo in particolare per me è veramente importante come gioco. Partner in Time mi è piaciuto, ma Bowser, Viaggio all'incetto di Bowser è veramente tutt'altra cosa rispetto a quello. E veramente vederlo così buttato a sé, ciao, così buttato a sé mi aveva veramente lasciato male ed era un peccato. Volevo dargli una martellata qua. Se n'è andato, eh? Secondo me è una trappola. Ma guarda un po', c'hai fatto il trappolone. Eccolo, la bomba. Quando il numero sulla faccia della cronobomba giunge allo zero, il gioco finisce. Sconfiggi Bowserotti prima che il numero arrivi allo zero. Mi stai prendendo per il culo? Zanna di Bowser.